Ciao ragazzi, eccoci qui un'altra volta, qua per la seconda parte del video su come si può verniciare queste antine grezze che si trovano normalmente in commercio nei brico, non in tutti, ma in certi sì. Per esempio al Tecnomat io queste le trovo normalmente, antine economiche, antine in pino, grezze da verniciare a vostro piacimento. Io in questa mini serie di video su questo argomento voglio farvi vedere come farlo da hobbista e senza gli strumenti che che un professionista ha. Il compressore da 1 milione di litri, la sala di verniciatura che aspira tutti gli eccessi, le maschere, le cose. Ecco, qua si tratta di farlo con meno strumenti possibile, quindi sono dei video destinati neanche all'hobbista che qualche strumento ha, ma proprio alla persona di casa che vuole verniciarsi queste antine per cambiarsi le antine di casa sua, per provare a farsi qualcosa e così via. Quindi cercherò di essere più semplice possibile. Se così non dovesse essere, scrivetemelo sotto che provo a spiegare meglio quello che posso aver detto in modo troppo articolato in certe circostanze. Cosa ci serve intanto? Intanto ci servono dei rulli, dei rulli. Questi sono rulli da 5 centimetri che vanno abbinati a questo manico che non si vende, a volte si vende anche insieme, ma potete comprarlo separatamente. Cioè, voglio dire, non è che ogni volta che comprate questo dovete comprare anche questo. Questo l'ho comprato una volta, dopodiché questi li comprate quando serve. Ve lo faccio vedere da vicino che rullo è, così lo comprate uguale. Non il nome tecnico proprio di questo rullo, non ve lo so dire. Comunque ha un pelo raso. Qualcuno mi dice cane cardato. Comunque il rullo è questo. Eccolo qui. Non è invece questo. Questo, che ha il pelo lungo, non è adatto per lavorare come dobbiamo lavorare fra qualche minuto. Questo va bene per altre applicazioni. Il rullo giusto è questo. Inoltre c'è un rullo in spugna bianco o giallino che a me non piace. A me non piace perché intanto se usi prodotti all'acqua va bene, ma se usi prodotti a solvente si scioglie, si distrugge a differenza di questo. E inoltre io non riesco a camuffare bene tra una passata e l'altra per nascondere appunto le passate. Con questo, che ha pure il bordo un po' arrotondato, io ci riesco. Bene, quindi un rullo di questi qua. Va bene? Questo non ci serve, abbiamo detto. Ci servirà un pennello di discreta qualità, anzi meglio ancora di buona qualità. Non prendete il peggio che trovate in commercio, la cosa più economica, perché dopo si vedranno le passate. Ci servirà la vernice. In questo caso io ho preso questa vernice base acqua, colore noce medio, di cui darò due passate, ma io ho preso questo colore, voi prenderete il colore che vi piace di più. Attenzione, dando più passate, il colore si tonalizza sempre di più. Se date diverse passate di noce medio, vi diventa un noce scuro. Non è come sugli smalti, che tu puoi dare anche tante mani, ma il RAL, il colore, per il RAL, per modo di dire, il colore rimane sempre quello, anche se li sovrapponi. No, qui più sovrapponi, più scuro diventa. Ok, bene. E infine darò, dopo le due mani di quella vernice all'acqua colorata, darò una mano di vernice trasparente in colore satinato. Perché satinato? Tieni conto che il lucido non ti perdona niente. Qualunque errore che tu faccia, il lucido te lo mette in evidenza. Il satinato, o l'opaco ancora meglio, ti perdona certe incertezze. Va bene? Quindi. E inoltre il lucido è anche una pacchianata, non va più il lucido, no? Giusto? Il satinato è più bello, secondo come vedo che i clienti vogliono tutti l'opaco o il satinato. Il lucido va per qualche dettaglio, per una cornicetta che allora fa contrasto tra il gloss dell'opaco e quello del lucido, ma bene o male ormai va l'opaco, va il satinato o l'opaco. E cos'altro ci servirà? Allora, il trasparente intanto lo mettiamo via. Ah, questa è la marca che no, io non sono sovvenzionato a questi qua. Questa me la sono comprata anche perché mi servirà per altre cose mie qua in casa e anche l'antina dopo che avrò fatto tutti i video necessari, la riciclerò su un mobiletto che devo fare. Quindi la mettiamo qui. Questa stessa marca V33. Questa è all'acqua. Dice che la prima mano si asciuga in 3 ore e la seconda e per dare la seconda mano dovremo aspettare 24 ore. Va bene, questo io non ho problemi. Tenete conto che questi rulli
quando sono nuovi sono, tendono a lasciare, a perdere un po' di residui di lavorazione. Prima di usarli, lavateli e asciugateli. Queste vernici sono base acqua, quindi potete lavarli nell'acqua, lo lavi, gli tiri via tutta l'acqua, lo rilavi, gli tiri via tutta l'acqua e dopo lo lasci asciugare. Idem per i pennelli, cioè il pennello ha già meno il problema, specialmente se è di buon livello, ma già che ci sei, puliscili e male non fai. Allora, io adesso darò la prima mano a questa antina. Un'altra cosa, la sequenza delle mani. Prima mano sulla parte interna, prima mano sulla parte esterna, la parte con le bugne, con tutte le lavorazioni. Seconda mano sulla parte interna, seconda mano sulla parte esterna, finitura, ultima mano sulla parte interna, ultima mano sulla parte esterna, ok? Non fate tutte e tre le mani sul brutto, sull'interno, e dopo tutte e tre le mani sull'esterno, sulla parte a vista, perché se facendo la parte a vista dovessero cadere delle gocce, dovessero scendere delle cose, doveste rovinare, vi tocca rifare di nuovo un'altra volta la parte. Quindi tac, 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 ok? Adesso io, solo per farvi vedere, farò solo la parte esterna. Comunque ci siamo capiti, no? Come vi dicevo nella prima parte, abbiamo già fatto il foro per il pomolo e abbiamo già fatto, in realtà qua non l'abbiamo fatto, ma dovete farlo, se mettete delle cerniere a scodellino, delle cerniere a molla, i due fori da 35 per le cerniere, appunto. Guardatevi la prima parte del video, così capite tutto. Boh, qui siamo pronti. Bene. Allora, cosa farò? Farò prima le parti con la lavorazione. Qua farò col pennello, perché col rullo è impossibile, tutte le parti sagomate, la parte con la bugna o piatta banda, tutto. Dopo, successivamente, con il rullo farò tutte le parti piatte e i bordi esterni. Buono. Quando faccio le parti piatte, la parte centrale del pannello o specchiatura, questa parte qua si chiama pannello o specchiatura, non farò questa metà e dopo quest'altra metà. No, sbagliato. Sbagliato perché? Perché mentre fai questa metà, questa inizia già ad asciugarsi e dove finisce una passata e inizia quell'altra, asciugandosi si vedrà che qua c'è una riga. Quindi farò questa passata, questa, andando avanti, e procederò sempre e comunque lungo vena, lungo la venatura. Vediamo se riesco a farla vedere. Queste righe sono la venatura. Io non sto parlando neanche al lobbista, lo sa cos'è la venatura, sto parlando alla persona di casa che non ha nessuna competenza in materia. Quindi queste righe sono la venatura. Non spennellerò in questo senso, non darò con il rullo in questo senso, ma sempre in questo senso. Idem di qua, idem dappertutto. L'unica eccezione, perché sono obbligato, è qua, nella testa di questa lavorazione. Qui la venatura è così, ma io dovrò passare così per forza, perché non c'è altra maniera. Va bene? Buono. Che ne dite se iniziamo? Buono. Allora, la vernice l'ho già agitata per bene e mescolata per bene. Col barattolo chiuso lo agitate anche per un minuto, va bene? Dopo però, con un bastoncino controllate che non ci sia ancora sedimento, perché se la vernice è in negozio o in magazzino da tanto tempo, può succedere che se anche voi agitate il barattolo chiuso, in fondo rimane quel centimetro e mezzo, quel dito di materiale che non si mescola. Dovrete mescolarlo con un bastoncino anche per 5-10 minuti finché viene assorbito dal restante materiale, dal materiale più liquido, perché altrimenti usate solo una parte della vernice. Ok, buono. Non resta che iniziare. Quindi farò tutte le parti bugnate e sagomate, dopo farò le parti piane. Procediamo? Procediamo. Non mi prendo con il pennello troppo materiale, troppa vernice, ne prendo, perché sennò dopo rischio di gocciolare dappertutto. Vado a picchiettare bene sull'angolo in modo che non restino parti non verniciate neanche sull'angolo, perché dopo è brutto.
Ok, faccio le due teste. Anche qua andiamo a picchiettare bene dappertutto. Eh sì, è proprio un noce medio. È quasi un noce chiaro alla fine questo. Così. Le parti più lunghe della bugna. O piattabanda. In certe parti lo chiamano bugna, in certe altre piattabanda. In certe parti chiamano piattabanda solo la fresa che la fa, che fa quella lavorazione, mentre la lavorazione stessa viene chiamata bugna. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Ok. Chiaramente, prima di iniziare a verniciare, ho dato una soffiata bene col compressore dappertutto in modo da tirare via la polvere. Voi il compressore non ce l'avete, quindi gli darete con uno spazzolino, con una scopetta, con quello che è. Buono. E vai col rullo. Ok. Partiamo dalla parte centrale qua. Come vi dicevo, vengo avanti. Così. Mi aiuto un attimino. Così. Così. Ancora un pochetto. Non caricate mai troppo neanche il rullo. E procedete in modo uniforme. Buono. Così. Adesso l'ultima mano per, come dire, per pareggiare la do col rullo leggero. Qua ho fatto un baffo. Lo tiro via così. Anzi no, è meglio che prendo di nuovo il rullo, il pennello. Che vado meglio, eccolo qua. Avevo fatto un'imperfezione e gliela tiro via subito. Idem di qua, un eccesso e lo tiro via. Bene, facciamo il telaio, che sarebbe questa parte esterna, che si compone di montanti e traverse. Il telaio va così. Già che sono qua, faccio anche il bordo. Sempre col rullo. Il pennello lo userò meno possibile, perché il pennello comunque mi lascia delle passate che non sono belle da vedersi, quindi lo uso solo se sono obbligato. Facciamo qua. Ci vuole un po' di mano, quindi io ti consiglio, prima di farlo sulle ante definitive che avrai comprato, di provare se hai qualche anta vecchia che puoi sverniciare e farti le prove su un'anta vecchia, è meglio che almeno prendi mano. Eccolo qua. Adesso devo passarvi davanti, che faccio anche questa parte qui, si vede? Sì. Così. 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 Eccolo qua. Se premi troppo il rullo non gira e farai dei pasticci. Bene, io adesso questo lato e questo lato lo farò dopo, anzi quel lato là l'ho già fatto. Posso anche fare, già che ci sono, questo lato qui, così dopo siamo a posto e iniziamo a guardare come è venuto fuori. Perfetto. Controllo che non ci siano parti verniciate male. Qua per esempio c'è un po' di secchezza. Così. Tiro di nuovo lungo. Se devo fare un ritocchino perché ce ne manca un po'. Non faccio così e lascio lì. No, dopo tiro comunque, faccio una tirata lunga in modo da imboscare, se no resterebbe la macchia. Qua mi sembra di aver fatto tutto. Per bene, adesso ho il rullo un po' asciutto e se c'è qualche eccesso posso toglierlo, ma non ce n'è. Bon, perfetto. Si tratta anche di fare alla svelta. Diamo un'occhiata come è venuto. Direi che ci siamo. Io parti non verniciate non ne sto vedendo. Va bene così. Qua in testa è un po' scarso, mi accorgo adesso che qua
adesso dicevo che qua ce n'è un po' poca. Allora induppo minimamente il rullo e adesso gli do un'altra passata. Devo accorgermene subito però, perché se ha già iniziato ad asciugare e gli do un ritocco come questo sopra, già fa l'effetto come fosse una seconda mano, quindi va ad oscurarsi, a diventare più scuro. Bene, mi sembra che comunque la prima mano è andata. Mi sembra che va anche bene, è uniforme, va mica tanto. E poi dovete guardare bene, perché adesso io chiaramente qualcosa mi sfugge perché non sono in una situazione di lavoro normale, sono un po' cioè io lavoro in ambienti molto più ampi, no? Chiaramente. Comunque dai, adesso va bene. Abbiamo dato la prima mano, quindi la prima parte del video si chiude qui. Prima di dare la seconda mano bisognerà dare una carteggiatina dappertutto, stando attenti a non tornare al legno, quindi a non togliere specialmente sugli spigoli la vernice. Ecco, dicevo, toccherà dare una mano con una carta 2,40, 2,20, meglio 2,40, un po' dappertutto, anche nelle parti lavorate, e si darà una seconda mano. Quando anche la seconda mano sarà asciutta, altra carteggiatina con 2,40 e darò la mano di trasparente. Va bene? Quindi, la prima fase è andata. Bene. Se ho spiegato troppo difficile, domandatemi delle citazioni sotto nei commenti e io magari mi spiego meglio, oppure farò vedere meglio nella successiva parte del video. Adesso io, qua, ecco, se ci sono gocce, qua c'era una goccia, quindi lo tiro via. Adesso l'ho tirato via con le dita un po' alla barbona, voi eventualmente lo tirate via con uno straccio pulito, con quello che è. E basta, dai, la prima parte è andata. Ci vediamo. Cioè, anzi, questa era la seconda parte. Ci vediamo per la terza parte, dove concluderemo il discorso. Perché io, prossimamente, anzi domani, appena è asciutto, gli do la seconda mano. Davanti a voi vi farò vedere come carteggiare tutto prima di dare la terza mano. E dopo chiudiamo, insomma. Va bene? Ok, dai, ci vediamo. Grazie, ciao.